Li dimostri bene 30 anni di TV. Grazie. Il 27 febbraio si è spento serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, Giulio Cesari, di anni 75. Ne danno il triste annuncio la moglie Franca, con i figli Dino con Marta e Pino con Mara, insieme ai nipotini Elena, Fabrizia e Mario e la devota Aurelia. Un ringraziamento particolare va al professor Belloni e a tutta la sua equipe. Per ricordarlo verrà celebrata una messa martedì 2 marzo alle ore 11 presso la Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Roma, 29 febbraio 2022. Io vorrei sapere, ma perché si fa ancora il necrologio quando muore un congiunto, un familiare, un amico? Anche perché oggi tu mandi un messaggio e lo sanno tutti, quello devono sapere, gli amici, i familiari, va bene? I VIP addirittura, quando muore un loro congiunto, fanno un tweet e lo sanno tutti in tutto il mondo in un secondo. Però ancora oggi uno dice, devo fare il necrologio, va bene? Perché uno dice, tanto tra l'altro, voi sapete quanto costa un necrologio del genere? 756 euro. Va bene, uno dice, vabbè, visto che il funerale costa tanto, ormai ci sto, faccio pure il necrologio, va bene? Perché costa così tanto il necrologio? Allora, tariffe necrologiche di un quotidiano nazionale, va bene? Necrologia riservata alla famiglia, perché quindi costa un po' di meno i familiari, 8 euro a parola, ogni parola 8 euro. Avete capito quindi come mai ogni tanto leggi ciao Mario 16 euro e finisce il problema, capito? I simboli tipo la stella di David, la croce eccetera sono pari a 5 parole, quindi visto che comunque spendi ci metti pure la crocetta, volete. Sono 84 parole, quello che vi ho letto, totale 672 euro senza il simbolo, se no sono altre 40, però appunto visto che spendi che fai, non ce le metti, sì. Quindi totale 712 euro se lo porti personalmente allo sportello del giornale, perché se vuoi farlo per telefono costa altri 50 centesimi a parola, anche se lo fai per fax o per mail, quindi altri 42 euro più 2,50 euro per la crocetta, totale 756 euro e 50 centesimi. Arrotondiamo a 757 e quindi proviamo anche a stringere, va bene, a togliere qualche cosa per risparmiare un po'. Allora, il 27 febbraio si è spento serenamente. Vabbè, la data ci deve essere, il giorno lo devi dire. Si è spento, 8, 16, 24, tre parole. È morto, due parole, una di meno. Sì, però è più brutto. Vabbè. È mancato, fantastico, due parole, ok. È mancato. Il 27 febbraio è mancato serenamente, serenamente? Serenamente no. Non era sereno, stava male, stava malissimo. Dai, leva, leva serenamente. Levo serenamente. Circondato dall'affetto dei suoi cari. Dunque non era nelle tre di notte? Quindi non c'era nessuno, stava da solo. Stava da solo. Noi eravamo lì col pensiero, con l'affetto, però stava a dormire. L'ha trovato la mattina dopo Aurelia, quindi proprio così. Va bene, il 27 febbraio è mancato Giulio Cesari. Serve il cognome? Lo conoscevano tutti. Dice, beh, ho capito, il cognome però è una parola, capito, sono 8 euro, spendiamoli, no? Fosse un nobile con tutti i titoli, capirei, non esageriamo. Vabbè, il cognome lascialo, però leva di anni 75, che è inutile, perché lo devi dire? E poi non è carino, non si dice l'età. Ma di uno da vivo non si dice l'età, ho capito, non si dice da vivo, figurati da morto. E poi comunque scusa, che è una gara? Che è una gara? Quanti anni c'aveva? 75, l'altro 81, hai visto, ha vinto lui, non si può fare così. Ok. Ne danno il triste annuncio la moglie Franca con i figli Dino con Marta e Pino con Mara, insieme ai nipotini Elena, Fabrizia e Mario e la devota Aurelia. Quante parole sono? 29 per 8,
232 euro per parlare di noi. No, non si fa. E che sono sti protagonismi? Su necrologio poi, per l'amor di Dio. Allora, ne danno il triste annuncio la moglie, senza nome, tanto lo sappiamo tutti chi è, con i figli, senza nomi uguali, con le nuore, per quello che gli frega. Vabbè, andiamo avanti. E i nipotini, che sono piccoli, manco lo sanno, o vogliamo levare? Dice, vabbè, sono piccoli, ma poi cresceranno. E certo, quando poi sono grandi, gli fai vedere il necrologio del nonno. E chi sei? Giovanna d'Arco. Scusa. E poi scusa, invece, che è sta storia della devota Aurelia? È Aurelia, la sua tata. Lo conosce da una vita. Lo chiamava ancora signorino. L'ha trovato lei. Allora, guarda, va bene. Preferisco che ci sia il suo nome invece del nostro, però togli devota comunque, inutile, che adesso voglio vedere quanto è devota. Leva, leva, leva. Quindi, con i figli, le nuore, i nipotini e Aurelia. Chi vuol capire, capisce. Leggi. Un ringraziamento particolare va al professor Belloni e a tutta la sua equip. Cancella tutto. Hanno fatto il loro dovere. Per quello che ci è costata la clinica. Per quello che è servito, poi è morto. Se non operavamo, magari aveva pure di più. Lascia perdere, proprio, guarda, cancella tutto. Per ricordarlo verrà celebrata una messa martedì 2 marzo alle ore 11 nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Stringiamo. Per ricordarlo, è ovvio e presuntuoso, lo ricordiamo comunque. E chi se lo scorda? Verrà celebrata una messa, sono quattro parole, 8, 16, 24, 32. Allora aspetta, i funerali si svolgeranno, niente, quattro parole, i funerali si svolgeranno, vi aspettiamo, due parole, vabbè, però che è una festa, no, allora vabbè, i funerali si svolgeranno martedì, senza dire 2 marzo che fa confusione, tanto è martedì prossimo, non ti puoi sbagliare, alle 11 leva ore, che non serve, alle 11, a San Lorenzo e leva fuori le mura, e se si sbagliano e vanno a San Lorenzo Lucina, al centro, problema loro. Ma abitiamo qua? La parrocchia è questa, la chiesa è questa. Leggi. I funerali si svolgeranno martedì alle 11 a San Lorenzo. Perfetto, poi che c'era la data, bisogna metterla per legge, lasciala. Leggi e conta. Il 27 febbraio è mancato Giulio Cesare. Ne danno il triste annuncio la moglie con i figli, le nuore, i nipotini e Aurelia. I funerali si svolgeranno martedì alle 11 a San Lorenzo, Roma, 29 febbraio 2022. Sono 37 parole per un totale di 296 euro. Molto bene, molto bene. Senza mettere la crocetta, che un fronzolo inutile da 40 euro, lo portiamo noi al giornale. Così sono 18,50 euro di meno. Anzi, ci mandi a devota Aurelia. Va bene? Così si fa pure una passeggiata. Ecco, quant'era prima il conto? 756,50 euro, meno 296, fa 460 euro di meno, che se permetti mi mangi al ristorante è meglio, no? Ma allora, quando arriva l'anniversario, come ci si comporta? Domani è un anno che Giulio non c'è più. Solo un anno, ma sembrava di più.